Settimana scorsa ho fatto un video di Kodi Academy in cui facevo vedere come implementavo in Python un mio chatbot basato su Llama. Llama è un large language model, funzionava bene e quindi mi sono chiesto: cosa ci posso fare con un chatbot? Beh, in realtà ci potrei fare tante cose. E questo ci porta al video di oggi, che sicuramente avete letto in copertina. Rispondo ai vostri commenti con l'aiuto del mio chatbot, perché alcuni sono complicati da rispondere. Facciamo questo giochino, e tanto per utilizzare il chatbot che ho fatto settimana scorsa, per non renderlo, diciamo, un qualcosa che resta là. Se vi siete persi quel video, andatevelo a recuperare, e adesso noi ci mettiamo nella pagina di YouTube Studio, dove ci stanno tutti i vostri commenti a cui io non ho risposto. Io questo commento qua ho fatto, cioè, non lo capisco. Riprovo a leggerlo. I conti non mi tornano. Se tu fai tardi. Se tu fai tardi passaggi da qualche parte scrivi tipo onda di pressione o di colore. Salti i colori, quindi sei un corpo nero di assorbimento, puoi andare in un limite 5 a destra e 5 a sinistra. Di assorbimento. Perché io non dovrei trovarti... Hai una forbice, usi il limite d'onda di pressione, usi la corrente o vai a destra o a sinistra 1 o 0. Se fai 0, sei fermo, usi gli interruttori dipolo, non so come si chiamano, lo 0 lo usi per 4 poli o vai a destra o a sinistra, prima fai copia e incolla e poi apri e chiudi, hai cambiato la lunghezza d'onda, cosa misura il tempo di arrivo? Il volto di carica. Poi risponde: buona serata, professore. Ma che cazzo c'è scritto qua? E a me è venuto un ictus leggendolo. Non lo so, cosa rispondiamo? Ce lo facciamo dire al chat. Ho ricevuto questo post. Cosa potrei rispondere? Aspettiamo qualche secondo. Che Llama pensa? Anche Llama dice: il messaggio che hai ricevuto è un po' confuso. Beh, solo un po'. E mi chiede che se posso dargli qualche informazione in più. C'è altro da sapere. Cosa risponderesti? Ok, va bene. Interessante. Glielo scriviamo. Vediamo. Llama suggerisce di rispondere. Me l'ha scritto in inglese, non so perché, però rispondiamo. Grazie per il tuo messaggio. Non sono certo di capire appieno quello che dici. Puoi chiarire? Questo è quello che mi suggerisce Llama. Va bene, rispondi. Noi gli mettiamo i cuori perché, insomma, non se li merita. Andiamo al prossimo messaggio. Ah, questo è bellissimo. Questo è il classico messaggio del, diciamo, utente sottosviluppato di YouTube che vuole sempre fare la parte di quello che ce l'ha sempre più lungo, del creator di turno, che potrei essere io o potrebbe essere qualcun altro. Quindi a questo gli rispondo a tono. Allora, leggiamo il commento. Non vorrei deludere la tua tanto fatica, ma sono almeno 4 anni che ci sono modelli AI già pronti in locale. Basta che cerchi su YouTube. Ma stai scherzando? Allora, quali sono questi modelli che ci sono da 4 anni? C'è GPT, non c'è da 4 anni. Llama non c'è da 4 anni. Cosa c'è da BERT? LSTM? Cosa? Poi mi dici di andare a cercare su YouTube. Neanche vai a dire vai a farti una ricerca su GitHub. No, vai a farti una ricerca su YouTube. Ora, anche quando 4 anni fa ci fossero stati modelli di intelligenza artificiale, più che altro modelli di intelligenza artificiale che capiscono e possono rispondere con il testo naturale, c'erano, lo so che c'erano. La domanda è: ma perché dovrei utilizzare in un video qualcosa vecchio di 4 anni? Rispondiamo, vediamo cosa dice Llama, cancelliamo la chat. Ho ricevuto questo post sotto al video. Cosa risponderesti?
Vediamo cosa l'ama risponderebbe su se stesso. No, no, la prima cosa non te la dirò mai, scusa, non era a conoscenza se c'erano altri modelli. Un'altra risposta è tipo, wow, 4 anni? Già? Il tempo vola. Allora, facciamo questa cosa, facciamo un misto di risposte, perché qua queste risposte mi fanno sembrare un coglione, come se io, per dire, fossi nato ieri. Allora, rispondo la prima metà con questo, wow, 4 years already? E poi aggiungo il mio, che sarà molto breve e, come diceva qualcuno, circonciso. Wow, 4 anni già? Il tempo vola. Tipo, vediamo se lui sa. Ah, questo è un commento bellissimo, qua non userò il chatbot, sempre lasciato sul video di Lama. Tempo fa, per farmi 2 risate, ho provato Lama 2 Uncensored, 7 miliardi di parametri, gira senza problemi su una GTX 1650 con 4 GB. L'utente sta specificando i 4 GB perché io ho detto che per utilizzare Lama bisogna avere una GPU con 16 GB. Per farlo entrare su una scheda video di 4 GB, secondo me, se andate a vedere quel video, bisogna ridurre la dimensione del prompt e la dimensione della risposta che dà il bot. Eh sì, forse lì ci può entrare, anzi sono sicuro che ci possa entrare, però io volevo tutti quei parametri al massimo. Continuiamo, utilizzarlo in programma Olama. Beh, ogni tanto, spesso, tira fuori delle boiate, ma risponde sempre a qualsiasi cosa. Volevo mettere il link, in quanto anche è più facile da installare, ma YouTube no, non piace. Allora, quando volete mettere i link, fatelo. Perché è vero che YouTube li blocca, però poi mi arrivano a me nella pagina da rivedere. Di solito io ne ricevo di gente che faceva link ed era cosa interessante, poi li ho sbloccati io. Quindi rispondo. Di solito, quando metti dei link, qui mi spuntano nella sezione da revisionare. Tu postalo, poi ci penso io. A questo gli mettiamo un cuore perché è interessante. Perfetto. Ecco, qui c'è il commento che io proprio volevo rispondere. Proprio bellissimo. Questo è bellissimo, questo commento. Questo commento è stato lasciato nel video che ho fatto qualche settimana fa, che tra l'altro è andato benissimo, perché non si fanno processori a 128 bit. Leggiamo il messaggio. Non fare confusione tra console e PC e non fare confusione tra CPU e scheda grafica, io lo dice a me. Quelle console da te citate, i bit che venivano pubblicizzati erano la palette di colori, quindi il reparto grafico. Le console sul reparto grafico sono dalla PS2 alla prima Xbox al GameCube sono a 128 bit. Solo dall'ottava gen di console che si cominciò ad avere uno standard in x86. Il PC è una storia a parte, ha la sua linea temporale. Tu vuoi parlare di una CPU per PC a 128 bit, ma voglio ricordare che l'architettura x86 è stata pensata a 3264 bit. In ogni caso, buon video, ma con inesattezze. Va bene, facciamo la prima cosa. Andiamo a vedere quale console io ho citato nel mio video. Questo che vede qua a schermo è un Sega Mega Drive. E cosa c'è scritto qua bello in grande? Per non parlare poi di quando arrivò il Nintendo 64. Vi devo spiegare io cosa sta a significare qua 64 nel nome. Partiamo dall'inizio. Nel mio video, in questo qua, in cui parlo di processore a 128 bit, o del motivo per cui non ce l'abbiamo comunque nel mercato consumer, il punto è il seguente. Il numero di bit è stato un cavallo di battaglia per molti anni per vendita di processori o vendita di console. In questo contesto, all'inizio del video, io citai 2 console. Il Sega Mega Drive o Sega Genesis, come dir si voglia, in cui c'è scritto bello, grande, sulla scocca 16 bit, e il Nintendo 64, in cui il nome è 64. Riferendomi esplicitamente che avevano rispettivamente processori da 16 e 64 bit. Il tipo, prigioniero del tubo, mi contesta che i bit riportati dalle console non facevano parte dei bit del processore, quindi io sto facendo confusione perché io sto parlando di bit della dimensione della word dei processori, invece lui dice no, i bit delle console venivano pubblicizzati per la paletta di colori del reparto grafico, quindi non c'entra nulla con quello che stavo dicendo. Ah sì? Queste qua
sono le specifiche tecniche del Nintendo 64 prese direttamente dal sito della Nintendo. Questo non è il sito Batte la Pesca. Processore MIPS 64 bit. Grafica non fa menzione di bit. Anzi no, scusate, ho sbagliato. Colori 21 bit di colori, perché lui si riferiva alla palette di colori, quindi devo guardare color and output. Apprezzo che ci sia lo spelling britannico qua. 21 bit di colori, non si chiamava Nintendo 21, si chiamava Nintendo 64. E fra questo 21 e questo 64, magari mi sarò confuso come dici tu, però mi sembra che sia riferito a questo. Andiamo a vedere le specifiche tecniche del Sega Mega Drive. Non sono riuscito a trovare l'informazione sul sito della Sega ufficiale. Aveva due processori, un Motorola 68000 e un Zilog Z80. Va bene. Quanti bit sono questi processori? Motorola è di 16 bit fondamentalmente. Potete andare a controllare, perché lui non mi contesta che i processori non siano a 16 bit, mi contesta che quei bit siano riferiti alla palette dei colori. E qui c'è scritto che la grafica consente 61 colori a schermo, cioè tu hai una palette di 512 colori e 512 colori, va, hai bisogno di 9 bit. Quindi siccome dici tu i bit delle console venivano pubblicizzati per riferirsi al reparto grafico e non alla world dei processori, perché io non ho mai visto console a 24 bit? 24 mi riferisco al fatto che di solito nei nostri computer, anche qua, i colori vengono rappresentati in RGB. Ci abbiamo 8 bit per il canale R, 8 bit per il canale green, 8 bit per il canale blu. 8 per 3 dovrebbe fare 24. Quindi dov'è la console a 24 bit? Allora, il tuo commento è un buon commento, ma con delle incertezze. Gli copiamo al tizio i link di queste qua, magari si ravvede. Proseguiamo con i commenti, sempre lasciato sul video di Lama. Penso che Lama sia stato addestrato con abitudini culinarie americane e questa cosa per del lavare e asciugare gli spaghetti. Lol, sì, anch'io mi sono un po' lollato. Potrebbe essere una reminiscenza di come gli americani cuociono la pasta, idem per il burro e anche il parmigiano. Questo commento è lunghissimo, vi faccio il riassunto perché già l'ho letto. Praticamente lui vuole utilizzare OpenDevin. Sicuro che lo conosci, io non conoscevo OpenDevin finché non me l'hai scritto tu. Un mio collega lo conosceva, io no. OpenDevin, da quel che ho capito sul repository GitHub, è un assistente fatto con l'intelligenza artificiale che permette di sviluppare software, però non è come Copilot che ti dà le funzioni proprio, cioè lui ti crea pure i file, gestisce anche la shell, è un po' più completo di un Copilot. E da quello che ho capito dal suo commento è che lui vorrebbe togliere da OpenDevin ChatGPT perché si paga e mettere Lama. Ti piace come sfida? Se vuoi tu potrei fare un video della Madonna e io conoscere ciò e io ottenere ciò che voglio. Ma magari, che so, provo a offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, link in descrizione, magari ci inizierò a studiare. Non prometto nulla, però magari, chissà, magari appena posso gli do un'occhiata. Dai, rispondiamo. La ricetta è sbagliata, gli spaghetti vanno stesi per farli asciugare. A quando il testo di Grog? Che cazzo è il testo di Grog? A chi lo possiamo chiedere? Ovviamente al mio bellissimo chatbot, che ancora è rimasto al tipo di poco fa. Sai cos'è il testo di Grog? Ah, mi sono dimenticato un is. E allora, è un'oristica usata in uno sviluppo del software e design per determinare se un sistema è facile da capire e intuitivo per un utente. No, non farò mai il test di Grok. Mettiamoci un cuoricino. In che modo è possibile addestrare un LLM? Faccio un esempio. Fornire una knowledge base, per esempio l'intero testo dei propensi sposi, che è open, e poi fare delle domande su quanto è scritto nel testo. Questa è un'ottima domanda. Allora, ci sono due risposte. Ti do la risposta per come l'è scritta e poi do una risposta per come la sto interpretando. Quindi, intanto ti do la risposta per come l'hai scritta. Ha senso addestrare con l'intero testo dei promessi sposi? No, perché Lama o qualunque altro
sistema di intelligenza artificiale farebbe quello che si dice un overfitting sul testo della dei promessi sposi, ti risponderebbe solamente con testi generati dai promessi sposi. Quindi per fare una cosa del genere, io quello che faccio spesso, non con il testo dei promessi sposi perché è lunghissimo, però quando devo dare un testo lungo a ChatGPT o anche all'AMA, io gli dico a ChatGPT: ti sto per passare un testo lungo e te lo divido in più parti. Tu leggilo, poi ti farò delle domande a riguardo. E gli dico: sei pronto? Sì. E inizio a spezzare il testo. Poi gli dico: rispondi a queste domande. Quindi per il caso dei promessi sposi io farei una cosa di questo tipo. Magari è troppo lungo tutti i promessi sposi, però io farei in questo modo. Una risposta su come magari la potrei interpretare è: ok, ho un database di libri storici e glieli vorrei far leggere per addestrare, per dare questa knowledge di base su determinati argomenti. Lo posso fare? In quel caso sì. Recentemente ho letto un articolo scientifico che si chiama Plama, in cui loro fornivano una knowledge di base andandolo a prendere da dei paper scientifici di biologia. Quindi loro avevano questo database di articoli scientifici di biologia relativa alle piante, avevano fatto quello che si dice un fine tuning del modello. Quindi vai a vederti questo Plama e poi magari vai a vedere come si fa. Allora rispondiamo con un si può fare. Ti consiglio di vedere la risposta che uscirà. No, non mi piace. La risposta è un po' lunga e la troverai settimana prossima nel video di risposta ai commenti. Rispondi. Mettiamoci un cuoricino, un like e proseguiamo. Ma è logico, facciamo la pasta asciutta alla carbonara, quindi va asciugata prima di essere cotta. Ciao Valerio, bel video, like as usual, mettiamo un like. Io ho una confessione da fare. Io non ho mai capito cosa sia la pasta asciutta. Sono 36 anni che non ho mai capito cosa sia la pasta asciutta. Cioè proprio continuo a non capirlo. Perché se io vado su Google, scrivo pasta asciutta, e questa mi spunta la pasta con la salsa, o meglio con la salsa di pomodoro, questa per me non è pasta asciutta, questa per me è pasta bagnata, cioè bagnatissima. Qualcuno mi può scrivere spiegandomi cosa sia la pasta asciutta? Io continuo a non capirlo. Sono anni che sento questo termine, ma c'è una sorta di dissonanza cognitiva in cui mi dice che questa è bagnata, quindi non può essere asciutta. Io non lo so, poi continuo a essere molto confuso. Allora, un tizio, sempre sul video di Lama, bla bla bla, scrive: ok, ma vorrei con riconoscimento vocale per avere un assistente vocale, ma va bene se utilizzo Coralai? Grazie mille. In teoria è una cosa facile da fare, basta che oltre al modello per la generazione del testo ne metti uno che si occupi soltanto di riconoscere la voce, trascriverlo e passare il risultato all'AMA, così avresti bisogno di un sacco di risorse però. Esatto. Lo stavo pensando pure io, ti metto un cuoricino, ma anche qua dai, mettiamoci dei cuoricini, dai. Allora, nei prossimi tre commenti c'è tanto disagio, ma proprio tanto disagio. Leggiamo. Non so se riuscirò a leggerlo tutto sto commento, perché a parte che è lunghissimo, però c'è tanto disagio. In passato mi è capitato di vedere server Compact X386 a livrea nera e rossa. A livrea? Ma vabbè. Con Windows 2000 che avevano la sezione dischi nello stesso cabinet, come fosse staccata dallo chassis della parte motherboard, consentendo una disconnessione meccanica su smorzatori in gomma, tal quale veniva nella parte device dove si connettevano le schede PCI in fibra. Il tutto era interconnesso alla scheda madre attraverso dei backplane. Mi è venuto un ictus. Non lo so. Ecco. Questo tizio mi ha lasciato tre commenti nel giro tipo di un'ora, forse poco più. Sentini 029. Ma non solo, ma perché da italiano devo usare i sottotitoli per ascoltarti? Al di là delle proprie inflessioni dialettali, non sarebbe il caso di non mangiarsi le parole? Non è un obbligo ovviamente, ma un invito. Poi magari a 2:30 si sbaglia pure il sottotitolo, eh? Perché fa finta di non sapere l'inglese? Ma magari si intuisce lo stesso. Ma perché fa finta di non sapere l'inglese? Perché faccio finta?
cosa dico a 2 minuti e 3? Ovvero il fatto che sono scritti in sì. E quindi la domanda è: tutti questi qua sono dei pischelli? Oppure ci stiamo perdendo qualcosa? Non capisco questa cosa di far finta di non sapere l'inglese. La parte che mi mangio le parole, sì, è vero, ma sono cazzi miei. Poi il sentini lo dici a tua sorella, quindi sentini, vai a cagare. Ah, ecco, ovviamente, come vi dicevo, mi ha lasciato 3 commenti nel giro tipo di pochissime ore. Non si è accennato al fatto che sovente, oh, sovente, livrea, no, poi niente, no, salto, non ce la faccio a leggere queste stronzate io. Sempre sul video in cui parlo di processore a 128 bit, un tizio mi scrive: anche se lo hai sdoganato velocemente, ma per i normali consumatori passare a 64 bit era necessario per avere più di 4 giga di RAM. Anzi, Windows 7 32 bit ne aveva solo 3.5. Prima di saturare la RAM con 64 bit, passeranno altri 30 anni almeno. Aggiungo che oggi nella cartella programmi x86, dove vengono installati i software a 32 bit, ce ne sono almeno una trentina e alcuni sono anche di Microsoft. Ok, la seconda parte dove c'è l'aggiunta che ancora ci stanno programmi a 32 bit, non vedo quale sia la connessione col video. Nella prima parte hai ragione, intanto io non ho sdoganato velocemente, al massimo avrò snobbato velocemente. Allora là forse mi sono spiegato male. È vero che cambiare la word size di un processore, cioè passare da 32 a 64 bit, consente di aumentare lo spazio di indirizzamento. E io ho detto sul video qualcosa tipo: ok, queste sono tutte cagate. Magari mi sono spiegato male. Quello che volevo dire io è che l'aumento dello spazio di indirizzamento non è l'unica cosa. Ci sono altre cose da tenere tutto in considerazione. E questo utente, come gli altri che mi hanno lasciato altri commenti a cui non ho risposto, che però comunque ho letto, si sono focalizzati sul fatto: aumenta solamente lo spazio di indirizzamento. No, quando si cambia l'architettura cambia tutto. E la domanda è: vale la pena cambiare tutto per passare da 64 a 128 bit? Siccome molte risorse online si focalizzano solamente sull'aspetto del spazio di indirizzamento, quello è solamente una magari delle conseguenze più ovvie per l'utente medio, ma ci sono altre conseguenze e quindi tutto va tenuto in considerazione. E poiché tutto va tenuto in considerazione, poiché si è capito che passare da un'architettura 64 a 128 bit, l'incremento in prestazione non giustifica il cambiare tutto. Amiga, un OS utilizzato per produrre hardstyle. Che vuol dire hardstyle? Oppure hardcore. Vedi Prodigy, i cantanti. Quale canzone devo vedere? Faceva paura come OS, purtroppo i migliori se ne vanno via. Faceva paura. Si è cagato addosso. Mettiamo io un così per la fiducia. Mizzica questi qua, che tipo che mi vogliono correggere sempre. Ma magari mi correggessero con delle informazioni poi corrette. Vero in parte. AMD ha fatto un ottimo lavoro con i 64 bit Atron, in grado di eseguire due istruzioni a 32 bit e 64 bit ovviamente. Se non era per loro niente, 64 bit e multicore. Vabbè, va. Questo non ha capito niente. No! Troppo costoso e inefficiente rispetto a grid multicore. Due punti esclamativi, ma vai a cagare. Questo qua è il classico tizio che commenta mentre ascolta e non finisce il video, quindi mi ha scritto due commenti in cui: no, troppo costoso e inefficiente rispetto a grid multicore, però io non riesco a capire se ho fatto un errore nel video perché non riesco a linkarlo con quale minutaggio del video. E poi vero in parte, ok, quale frase è vero in parte? Non mi ha dato un minutaggio perché devi fare il leone della tastiera. Io non ho problemi quando qualcuno mi fa capire che magari ho fatto degli errori oppure ci sono state delle imprecisioni. In passato è successo. Tra l'altro ho fatto un video in cui faccio i miei stessi video. Tuttavia, così diciamo, col classico leone della tastiera che mi dà due punti esclamativi, non mi dà risorse aggiuntive e non mi dice manco il minutaggio in cui secondo lui sto sbagliando. Per me... Se ho fatto il video in cui parlo di Easter Egg 2024, non mi spiego come tu possa avere così pochi iscritti. Hai dei contenuti di altissimo valore come ce ne sono pochi su YouTube. Grazie mille. E cosa vi posso dire? Classico messaggio, call for action. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per rimanere costantemente aggiornati e se volete supportare il mio lavoro, link in descrizione per Ko-fi. Così mi potete offrire un caffè virtuale. Sul video in cui parlo del mouse...
una certa codice con Alessia mi dice: un ringraziamento al programmatore che ha risolto il bug in tempi record. Sei una salvavita. Allora, io, quando ho letto sto commento, ho detto: magari avrà sbagliato video. Perché nella storia del mouse non parlo di bug. O forse sì. Andiamo a vedere la clip. Gli venne in mente una cosa che inizialmente, ora capirete tra un po' perché sto ridendo, inizialmente lui chiamò bug. Ridevo perché già bug in informatica viene utilizzato per altro. Quindi pensavo che si stesse riferendo al bug inteso come mouse. Sei una salvavita, ma in che senso? Oh, Alessia, aiutami. Un altro commento sul motivo per cui non si fanno processori a 128 bit di un altro tipo che ovviamente vuole dimostrare che ce l'ha sempre più lungo di me. Io questi qua li lascio fare, perché alla fine che motivo c'è di dimostrare di avercelo più lungo? Va bene, andiamo a leggere. Perché non si fanno processori a 128 bit? La risposta del tipo: perché si fanno? Su un processore modello Intel AMD ci sono sia registri A8, 16, 32, retaggio storico 64, 128, 256, 512. I 64 indicano la gestione di indirizzamento dei dati e la gestione dei dati interi corrispondente al valore salamadonna, anche se posso elaborare interi maggiori di 64 bit. Ma veramente possono elaborare interi più grandi di 64 bit? Guarda, non ci avevo mai pensato. Questo è un altro tizio che non ha capito il video. Perché un conto è avere un processore a 32 bit che riesce a elaborare anche 256 bit, non ha importanza, non è quello il punto. Non c'è un cambio di architettura. Il video su 128 bit era un messaggio semplice per dire: perché non si cambia l'architettura? Perché passare da 64 a 128 bit non vuol dire che tu non puoi prendere due interi a 128 bit e fare l'operazione. È normale che li puoi fare. No, niente, non ce la fanno questi. Ok, qui voglio rispondere a un paio di commenti sul video sul video in cui parlo della storia del mouse, in cui ci sono due tizi che mi riprendono su questa azienda in cui metto il logo. Credo che tu abbia avuto un lapsus. Quando parlavi di Zilog, probabilmente intendevi Xerox. Ciao Kilo, non so cosa significa, ma mi piace. Allora, questa azienda, che si scrive Xerox, in inglese si pronuncia Xerox. Magari mi mangerò le parole come diceva l'altro tipo, ma io non ho mai detto Zilog. Xerox. In inglese, quando c'è una parola che inizia con X, si legge Z. Xerox, processori Xeon e non Xeon, Xeon. Oppure, se eravate i figli degli anni 90 e vi guardavate Xena, sappiate che si pronuncia Xena. È vero che in inglese ci sono uno sbotto di eccezione, ma sulle parole che iniziano con X io non ho mai trovato un'eccezione. E potrei continuare con xenofobia, xylophone, ce ne sono uno sbotto. Quindi lapsus non ne ho avuti. Rispondendo al tipo che sta poco fa, che dice che, che faccio finta di non parlare inglese, a Roberto Incani, dico che magari voi non lo sapete perché soprattutto tu, Roberto Incani, mi sembri un nuovo iscritto, comunque un nuovo utente del mio canale, perché non sai chi sia Kilo. Non so cosa significa, ma mi piace. Kilo è il cane che mi è morto quasi 2 anni fa, che io continuo a portare la sua memoria sempre, ogni giorno. Quindi, visto che, Roberto, mi sembri un nuovo utente, ti rispondo che io vivo nel Regno Unito. Cioè, ma non da ora, da 10 anni. No, 10 anni no, 9 anni sono. E il tizio risponde: ma la Xerox che fine ha fatto? Si chiama Xerox. E io continuo a dire Xerox. Mi sa che possiamo concludere qua questo video. Io sono contento di tutti i commenti che mi lasciate. Ovviamente non posso rispondere a tutti, anche perché molti sono dei commenti magari in cui non è prevista la mia risposta. Tipo, questo qua è molto interessante. Il mio primo mouse è stato quello di Amiga 500. Io, non è stato il mio primo mouse, però una volta io ho avuto un mouse. Se trovo la foto ve la metto, dovrei andare a scavare, non so bene dove, ma se la trovo ve la metto, in cui avevo un mouse a forma di pinguino. Era ovviamente uno di quei mouse scabrosi, tipo comprati tipo 5-10 euro al mercato. Infatti non durò moltissimo, però io ero contento di avere il mio mouse a forma di pinguino. Vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!